嗯。<clears throat> Buonasera e benvenuti, credo che questa volta siamo veramente eh, collegati, ecco, siamo collegati, ci dicevamo come nonostante questi due anni, questo anno e passa di lockdown o di complicazioni, eh, DAD, didattica a distanza, telelavoro, tutte queste pratiche, non ci siamo comunque abituati a non stare nello stesso luogo quando si parla di qualcosa e oggi eh, Casa Moravia vedete Daciamaraini e Simone eh, Casini che con me oggi eh, l'idea è quella di, di, di festeggiare quello che sarebbe stato eh, più o meno il 114 compleanno di Alberto Moravia qualche giorno fa il 28 novembre del 1921 anzi nel 2021 scusate, sarebbero stati i suoi 114 anni. E, e lo abbiamo scelto di mm -hmm. eh, festeggiarlo e ricordarlo, eh, come dire, partendo dalla coda, proprio da, 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 dal bambino Alberto, proprio tornando alle, alle origini, quelle che eh, tanto spesso nei suoi romanzi sono centrali e e importanti Siamo, e volevamo ripartire proprio da, dal, dal Bambino Alberto che è il titolo di una eh, lunga intervista biografi, biografica realizzata proprio con Dacia Maraini eh, nel 1986. Eh, poi volevo chiedere anche a Simone Casini ecco, di ricordare questa eh, particolare... Questa particolarità poi che ha Alberto Moravia di aver avuto diversi libri biografia eh, fa, costruiti con un'intervista, con un interlocutore con cui era eh, particolarmente chiaramente in confidenza o aveva una relazione di un certo tipo e eh, questo rispondere a delle domande per eh, ricostruire una propria autobiografia. Ecco, con, con te, Dacia, e chiaramente mi piacerebbe eh, che tu tornassi ecco, anche con la memoria con la, a quell'intervista, perché eh, tu lo dici anche nell'introduzione a quel libro, quanto Alberto Moravia fosse sempre piuttosto restio a Raccontare del suo passato, a raccontare del suo passato. Tu hai incontrato Alberto Moravia, tra l'altro, eh, quando diciamo i romanzi nei quali la sua infanzia era stata molto esplorata, trasfigurata, chiaramente come succede a ogni romanziere. Ma eh, se pensiamo ad Agostino, pensiamo alla disubbedienza, pensiamo al conformista, sono romanzi nei quali. C'è un chiaro rapporto anche abbastanza diretto con quella che è l'esperienza eh, dell'infanzia di Alberto Moravia, mentre eh, già negli anni in cui eh, tu sei stata accanto a lui eh, questa epoca sembrava ancora più lontana. Ma io eh, sono sempre stato molto colpito da questo aspetto, diciamo, della ritrosia che aveva Moravia a considerare il passato una materia. Su cui tornare, riflettere, raccontarla. Eh, recentemente sono state eh, pubblicate le poesie di Alberto Moravia, che non erano appunto erano rimaste inedite a lungo, eh, poesie curate da Alessandra Grandelis che sono, appartengono alla metà degli anni 70 come periodo di, di, di scrittura. Una di queste mi diverte adesso leggerla. Per dare così là a questa conversazione sul passato di Moravia, perché eh, lui definisce proprio il, il passato, questa, questa poesia si intitola Il sedere nudo e, e scrive: Il passato, almeno per me, è come uno di quei sogni nei quali si sogna di essere tra la gente col sedere nudo e si prova una terribile vergogna. Eh, quando penso alla mia infanzia e poi alla mia giovinezza e infine all'età matura, non ricordo che sciocchezze di cui tuttavia ancora mi vergogno, come del sedere nudo di quei sogni. Forse ho ucciso oppure ho tradito, ma nella memoria non mi è rimasto che il rammarico di non aver saputo rispondere con prontezza alla frase pungente di un compagno di scuola. Ecco questa poesia che ha anche questa fondo di ironia eh, così particolare in Moravia, eh, però torna sempre su questa eh, suo considerare il passato, in fondo poi anche come la famiglia, cioè tu lo hai portato, Dacia, in questo libro a riflettere e raccontare molto del suo passato, della sua infanzia e quindi della sua del periodo della sua vita all'interno di un ambiente familiare, che da una parte lui ha sempre un po' eh, da cui si è sempre cercato un po' di allontanare, ha sempre no? detto che la famiglia è una forma di comunità che non scegli, ma che ti viene, come dire, ti capita. E quindi non sono le relazioni eh, che uno sceglierebbe nella vita, quelle che ha con i propri eh, sorelle in questo caso, al fratello che, che morì molto presto in guerra eh, padre madre eh, però poi queste relazioni in realtà sono molto presenti nei, nei, nei suoi romanzi ecco eh, Dasha come, come ti sei spiegata tu eh, come ti ricordi questo, questo suo poi mettere a disposizione il racconto di questo passato fin proprio da quei ricordi che lo vedevano bambino nel giardino di di Via Sgambati, dove proprio nacque, passò i primi mesi, i primi anni della vita, e... per poi addentrarsi appunto nel racconto eh, di chi, chi, come, chi era il padre, la madre, quanto sono state importanti le sorelle, in che diversa misura. Ecco, come, come avvenne poi che ci fu questo sblocco e la sua disponibilità? Beh, dunque, Alberto era un uomo che non amava la nostalgia anzi proprio la rifiutava era tutt'altro che nostalgico molto proiettato verso il futuro e poco incline a ricordare o a coccolare il passato e infatti non, non, non voleva scrivere del, del suo passato della sua infanzia però qualche volta ne parlava soprattutto quando io lo interrogavo perché io invece sono molto interessata all'infanzia delle persone ho scritto un libro proprio su e sui ricordi di infanzia, secondo me tutto il carattere, il futuro si stabilisce proprio nel momento dei primi anni di infanzia e allora io lo interrogavo e lui mi rispondeva, no? il rapporto col padre, con la madre e mi diceva anche delle cose molto belle, il padre per esempio, che era un pittore naive, ma insomma, cioè era un architetto e aveva costruito molte case a Roma, ma mh, aveva questa passione per la pittura. Faceva dei piccoli quadretti molto piccoli che però mh, non, non esponeva, non vendeva, non mostrava. E eh, Alberto mi diceva: dice, Guarda, lui era talmente attaccata ai suoi quadri che eh, quando ne regalava uno, perché qualche volta regalava un quadro, però faceva la copia. A copia del quadro per tenere, eh, per, per tenere questo quadro e così andava avanti e poi non so era abitudinario per esempio il padre e mi raccontava che lui ogni anno si prendeva una settimana di vacanza e andava a Venezia a incontrare i suoi amici d'infanzia con cui aveva mantenuto un rapporto molto intenso un rapporto un po' da bar, da ristorante, non è che fosse, facessero chissà che insieme, giocavano a carte oppure parlavano. E eh, ogni anno ha fatto questo per 30 anni della sua vita, eh, finché poi eh, si è ammalato e poi è morto. E tante altre cose che secondo me erano bellissime e che gli dicevo: Ma perché non le scrivi? No, non mi interessa. Il passato è una minestra, un'altra cosa che diceva spesso: il passato è una minestra. E allora io ho detto, un giorno gli ho detto, senti, ma tu non vuoi scrivere, le scrivo io. E, e quindi mi sono messa con un quaderno a rientrogarlo ri e a scrivere, a mettere giù queste risposte che riguardavano la sua casa via Sgambati, il suo rapporto con i fiori. E lui diceva, io passavo ore a annusare i fiori perché per me i fiori erano profumo, l'odore. Più che colore, più che la, la forma, il profumo. E, e poi, per esempio, la, la madre, beh, il rapporto con la madre, è addirittura quello era veramente qualcosa che ha segnato la sua vita. Perché lui dice di essere stato innamorato eh, di sua madre e di avere dovuto proprio spostare mh, con la volontà il desiderio erotico che aveva nei riguardi di sua madre, come donna, che era una donna bella, una donna affascinante, e con la volontà ha dovuto spostarlo su altre donne. Questo lo diceva sempre, almeno lo diceva a me. Eh, sì. e, e poi e, e questo rapporto, la madre era molto intenso, lei lo portava dalla sarta lo metteva sul puff seduto e lui assisteva perché allora insomma oggi non si va più dalla sarta, no? ormai si comprano i vestiti già fatti, ma allora si stava ore e ore dalla sarta a fare le prove, a prendere le misure e, e lui stava lì ed era incantato, affascinato a guardare la madre che sì. provava i vestiti dalla sarta e poi c'è anche quella cosa la, la L'episodio del mare, no? Che eh, lui stava a, al mare con la madre. A un certo punto viene un giovanotto e, e invita la madre ad andare su un patino, ma lui viene escluso. <ride> e, e lui prova una strizza di gelosia terribile perché insomma ancora lui pensava che la madre fosse come un, una, una donna da amare totalmente, cioè era la sua donna dei suoi sogni, no? E eh sì, è questo è, è molto bello. Scusami se ti interrompo. Non, dai, ti, non, ti, non ti volevo interrompere mentre raccontavi, mentre racconti, raccontavi come hai raccolto appunto anche eh, l'atteggiamento la, che lo legava alla madre. È chiaro che le scene di Agostino sembrano, sembrano provenire. Direttamente, anzi, sembravi raccontare un'altra un possibilità cioè, di quello che è il palinsesto di, di Agostino che poi avrà estremizzato chiaramente, eh, però, appunto mh, è, è, quella, è quella riserva aurea all'infanzia nella quale gli scrittori, eh, infatti, poi Agostino non a caso è considerato uno dei, dei racconti o dei romanzi brevi di Moravia. Tre più, tre più sì, così. è bellissimo, è molto bello. Sì, lui ha lì portato alle estreme conseguenze questo rapporto eh, di desiderio, d'amore verso la madre, che ancora appunto era il sogno della sua vita, era un, un sogno platonico, ma insomma era un sogno che riempiva la sua vita, no? E poi, poi vabbè, poi c'è tutto l'episodio della malattia, bisogna ricordare... Che bisogna ricordare e credo che sia stata una delle cose più importanti della vita di Alberto, essere stato malato, e malato a tal punto che l'hanno messo a letto, non si muoveva dal letto. E una, una cosa che lui ricorda: che a me ha sempre fatto impressione è che un medico, eh, secondo me, secondo tutti, che aveva interpretato male la sua, eh, era una tubercolosi ossea. No? e invece ehm, questo medico aveva detto che doveva ingessare questa gamba perché secondo lui era una specie di eh, rottura eh, dell'osso e non una tubercolosi non aveva capito che la tubercolosi non si ingessa per niente è pericolosissimo ingessarla poi è venuta sua zia che era l'Amelia Rosselli non l'Amelia poetessa che era la cugina di Alberto ma la madre di Amelia ha guardato e ha detto: No, ma guarda che c'è qualcosa che non va perché lui si torceva dai dolori, aveva sempre la febbre alta e non si capiva perché. E finalmente, eh, eh, Amelia ha chiamato un medico più avanzato di questo vecchio medico. E quello giustamente ha detto: No, ma questa è una malattia delle ossa, non va fatto l'ingessatura, non è una rottura, è uh, qualcosa che va curato. In Sanatorio, infatti, lui è andato al Codivilla su a Cortina, per cura è stato... Eh no, anzi, una cosa che racconta e anche questo mi ha fatto impressione: che lui mh, è stato portato dentro il treno attraverso il finestrino perché non poteva entrare dalla porta. Quindi l'hanno preso su una lettiga, l'hanno messo e l'hanno passato dal finestrino per yeah. entrare e lui se lo ricordava sempre come... Una grande umiliazione perché era un ragazzino e perché tutti lo guardavano, tutti stupiti di vedere questa, questo ragazzino che era già impedito, era già un paralitico, insomma, ha sofferto moltissimo di questa malattia. E poi il, il suo racconto del Codivilla, dove stava ore e ore, l'hanno messo al sole, faceva la cura del sole. No? e lui eh, al sole non sapendo cosa fare leggeva e leggeva moltissimo ma anche scriveva e naturalmente siccome allora non è che c'era un lebiro ma c'era la penna stilografica tutte le sue eh, lenzuola erano sempre sporche di inchiostro eh, per la, il fatto che lui scriveva stando a letto e infatti ha scritto anche una famosa poesia solo al sole no? poi che era diventato anche una specie di formula magica solo al sole e poi ha, ci ha fatto anche un piccolo filmato e, e lì beh, si è fatta la sua formazione letteraria è venuto lì perché lui poi non è andato più a scuola no era un autodidatta alberto non, eh, non è andato a scuola perché stava a letto e quindi però si è fatta una formazione straordinaria perché bisogna veramente dire che era difficile immaginare sentendolo parlare o vedendo le sue scritture che lui non avesse fatto gli studi regolari, perché era, aveva studiato da solo, eh, eh, letto, studiato, scritto, e conosceva, era una, aveva una cultura molto, molto ampia, molto approfondita, e devo dire straordinaria. Perché si è fatto a scuola da solo, veramente da solo. Eh, perché non è mai andata a scuola eppure aveva una cultura eh, altro che accademica molto più che accademica e la sua passione per i francesi nasce lì a Codivilla eh, nasce la sua passione prima di tutto per la lingua francese che era la sua seconda lingua e poi anche per i grandi scrittori francesi che per lui sono stati un aviatico, un ingresso nel mondo letterario, sia della sua scrittura che della scrittura eh, universale. Eh, era bisogna anche dire che a quei tempi, cioè, primi del eh, Novecento, la letteratura francese era la letteratura di riferimento, cioè mh, tutti imparavano a scuola il francese, non l'inglese. L'inglese e ha sostituito il francese nel dopoguerra, nel dopoguerra. ma allora era il francese si parlava francese, Parigi era il punto di riferimento eh, di tutti i viaggi, di tutte le, le traversate, tutte le possibili eh, immaginazioni, amori, affetti, sogni, eh, miti, era, era proprio Parigi e poi i grandi scrittori francesi, i grandi poeti. Lui conosceva a memoria Baudelaire, Rimbaud. E quindi ecco, era molto legata alla cultura francese. Ecco, sì, la, 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 la formazione di Moravia sorprende sempre, appunto, da una parte, infatti lui poi è rimasto sempre eh, nelle sue interviste, colpisce sempre l'atteggiamento che ha verso la scuola, eh, che ritiene appunto eh, possibile invece formarsi al di fuori della scuola, chiaramente essendo stata quella la sua esperienza. E colpisce anche molto un approccio appunto cosmopolita e questa eh, voglia di rompere il cerchio del provincialismo italiano che probabilmente poi nel fascismo che, lo ha, che ha avvolto l'infanzia, di, di insomma la, gi la giovinezza di Moravia era una cappa culturale dalla quale voleva evadere il più possibile. La, mm, mi rivolgo a Simone perché eh, la, la funzione di, della zia Amelia Rosselli fu eh, non solo quella appunto che ai, eh, Simone Casini, tra gli altri eh, studi su Moravia, ha curato l'epistolario tra Alberto Moravia e la zia Amelia Rosselli con un'introduzione molto interessante. Perché Amelia Rosselli non solo appunto, come ha raccontato da Ciamaraini fu colei che si accorse che potevano esistere delle cure molto più adatte a salvare, a salvare eh, il, il nipote eh, fu lei appunto a indirizzare la famiglia verso il Rizzoli di Bologna da cui poi la, la, la cura eh, dell'esposizione al sole appunto che era completamente opposta a questa cura della costrizione dell'ingessatura che avrebbe potuto rischiare addirittura Con di renderlo Cortina Cortina ha fatto a la Cortina, cura sì, quando sì, è andato a Codivilla sì, Cortina è andata a Cortina, sì, sì il Codivilla infatti era al sanatorio appena aperto e, Simone la, 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 mi, mi, la funzione di, di Amelia Rosselli chiaramente fu anche molto di partecipare alla, alla di dare una sponda no alla alle, alle prime scritture di, di Alberto Moravia eh, mi piacerebbe se se questo racconto un po' anche nell'infanzia di Moravia della funzione di questa zia, eh, potevi dirci qualcosa? E anche effettivamente di questa caratteristica molto particolare del, di Alberto Moravia, di essere questo scrittore del Novecento che si è fatto raccontare appunto come, come ci sta dicendo adesso Dacia, da persone che. Sono state a lui così vicine, così curiose di lui, e che poi alla fine ha, hanno costruito, gli hanno, hanno permesso di scrivere dei libri come il bambino Alberto, che sono degli unicum, perché sono delle biografie contrattate a quattro mani. Che cosa sono quelle, quei libri? Sono, un, sono unici. Sì, dici molto bene, sono dei libri molto particolari, sono, si potrebbe quasi dire un genere di invenzione moraviana, sono credo dei libri a pieno, a pieno titolo moraviano, dei libri... perché appunto colpisce anzi il numero veramente eccezionale no? di queste interviste. Eh, che manifestano un interesse per il passato di Moravia che lui stesso paradossalmente <ride> eh, mostrava di non avere, o almeno ecco, non, non in, questa, in, questo, in questo modo. Eh, aggiungo che io ho sempre ah, amato moltissimo questa. Opzione così decisa per il presente di Moravia, no? lo, trovo, lo trovo sempre un atteggiamento estremamente vitale, insomma, molto vitale. Pensando no, a come invece a volte si, eh, a volte c'è un rapporto eh, eh, più naturalmente col passato, no? di, di, a volte anche un po' eh, tortuoso. In Moravia c'è questa scelta per il presente che è veramente. Eh, Molto vitale, però al tempo stesso eh, il rapporto col passato è, è fondamentale. Tu accennavi al discorso di Amelia Rosselli ed è vero, Amelia Rosselli rappresenta in qualche modo la fase di passaggio no? tra l'infanzia, tra il bambino Alberto e l'età matura no? in qualche modo è una delle figure di riferimento in quella fase veramente decisiva per Moravia che è stato il ricovero al Codivilla e che è stato appunto anche la sua, sono state anche le sue prime prove narrative, effettivamente al uh, Codivilla fece, impostò la, la sua decise di essere scrittore in maniera eh, determinata, cioè, è lì che, che nascono di fatto gli, gli indifferenti. E, ma anche questo è interessante, perché anche si sì, può essere anche un esempio da tenere presente. Eh, Con i Rosselli, appunto, Moravia ebbe un rapporto molto complesso ed è un rapporto del quale non ha parlato a lungo se non in forma di romanzo, no? il conformista per esempio che tu conosci molto bene, hai curato Lorenzo un'edizione un molto bella del conformista. E quindi ecco, è materiale autobiografico eh, molto importante per lui, sono dei nuclei eh, di, di vissuto con i quali fa i conti e li fai con grande profondità e con grande intelligenza però appunto non ne, non ne parla in termini di memorie, di autobiografia, questo no. Ne comincia a raccontare in termini appunto memoriali, autobiografici, eccetera, soltanto dagli anni 70 e dagli anni, negli anni 80, cioè quando forse si è creato anche una, una sorta di distanza temporale che permette, gli permette di oggettivarsi, forse un'esigenza nuova di rileggersi. Ed è in questi anni, in effetti, anni '70 e anni '80, che nascono tante interviste. Naturalmente, Moravia fu sempre intervistato, no? sin dal successo degli indifferenti, gli, gli fu chiesto quanto c'è di vero, che cos'è questo romanzo, eccetera. Ma ecco, col tempo, naturalmente, il passato di Moravia diventava qualcosa di grandioso. No? Diventava una specie di potenziale storia del Novecento. Perché da lì erano nati tanti romanzi importanti perché, e perché anche così aveva conosciuto e conosceva veramente tantissima, tantissima gente, era veramente un testimone del Novecento. E allora ecco, durante eh, gli ultimi anni nascono anche questo, questo appunto che dicevo prima, eh, credo sia proprio un genere di invenzione di Moravia, <ride> questa delle interviste. Eh, sulla propria vita. Ce ne sono alcune molto belle in forma di libro. Credo quella di Dacia, appunto, sia particolarissima perché lei naturalmente e perché lo guida quasi prendendolo per mano e con, eh, con decisione a ripensare eh, il suo passato più antico, quello, appunto, forse più esplosivo, appunto, i rapporti con la madre, col padre. Però naturalmente ecco, ci sono tante interviste dove c'è bisogno, comunque, lui ha bisogno per avvicinarsi al passato di un mediatore. Eh, viene da pensare, essendo un autore anche molto freudiano come è noto, no? anzi è stato detto autorevolmente, l'opera letteraria più importante, così ecco il l'esperienza più significativa no, di rapporti della, di letteratura con, con Freud nel Novecento, e non solo in Italia. E tuttavia, appunto, eh, per esempio, non credo sia andato mai dallo psicanalista, però, <ride> però, no, no, però ha, ha avuto bisogno spesso di figure mediat mediatrici Spesso amici, Enzo Siciliano, Aiello, Duflo, ce ne sono, il Canna, no? eh, Pampaloni, che hanno scritto insieme a lui, lo hanno guidato in questo suo rapporto evidentemente complesso, tutt'altro che eh, rimosso col passato. Rileggendo, dico brevemente, poi vi lascio la parola perché è interessante sentire proprio Dasha, la testimonianza di Dacia, ma eh, rileggendo appunto il Bambino Alberto eh, si ha veramente. Eh, si rimane un po' colpiti, perché effettivamente quel passato del quale lui non parlava, perché non ha mai scritto, si sì, è scritto Agostino, il conformista, tante parti sull'infanzia, però capiamo benissimo che è tutta roba che è vissuta in qualche modo, no? c'è un'origine biografica, però non ha mai scritto un romanzo sulla propria vita. E eh, ecco, nel Bambino Alberto viene fuori veramente la... Fino al dettaglio, no? si ricorda il nome del profumo della madre, si ricorda l'odore delle roselline della prima casa, si ricorda dei dettagli che io non ricordo, qui veramente ci voleva ecco, la guida, credo, di Dacia per poter strappare queste cose. E eh, mi ha colpito anche molto perché, non so, questo lo chiedo a Dacia, l'ipotesi di quell'intervista era un po' forse di far. Deflagrare il passato come una Madeleine prustiana, cioè speravi di trovare quella Madeleine che facesse in qualche modo esplodere no, la, la memoria involontaria, perché ci sono tante cose, no, tanti dettagli sui quali uno scrittore di memoria avrebbe potuto effettivamente eh, costruire una storia meravigliosa sul passato, ma Moravia no col passato, anzi viene fuori che lui ha un rapporto, questo passato è un rapporto in cui lui ha sperimentato in fondo il poco affetto, no? viene fuori spesso questo non avevo rapporto col padre, non avevo rapporto con lui, col fratello, non avevo rapporti, no? una sorta di esperienza di anaffettività. E mi vengono in mente anche i tuoi libri, Dacia, no? dove invece tu hai un rapporto col passato familiare così, affettivamente carico no? e lì eh, forse ti chiedo ecco se nell'intervista tu qual era l'obiettivo cosa speravi che, che anche dicesse e come e come eh, così ecco questa esperienza dello, della scarsa affettività sperimentata in famiglia colpisce nel, nel bambino Alberto effettivamente sì è vero lui aveva una madre mh... Che era una donna mondana, infatti, lui la giudica e in tutti i suoi libri c'è una madre un po' assente, un po' frivola, un po' mondana, veramente poco intellettuale. Ecco, possiamo dire che sua madre era una donna di mondo, era una donna elegante, era una donna anche di buon senso, eh, che è stata anche una buona madre, per carità, però certamente. Non, non lo capiva, non capiva il suo talento, non capiva i suoi sogni, non capiva le sue preferenze. Questo lui l'ha sempre sentita in questo senso lontana, anche se poi da piccolo lui l'aveva amata e di, con grande trasporto. Ecco, invece aveva un rapporto molto buono con Adriana, che è continuato sempre. Infatti, io ricordo che noi ogni anno... E spessissimo, anzi, diverse volte l'anno si andava a Firenze a trovare Adriana che abitava a Firenze in un piccolo appartamento vicino al fiume all'Arno e, e, e lui, per esempio, aveva la casa piena dei quadri di Adriana, che fra l'altro era veramente una pittrice straordinaria. Ecco Adriana e, e lui. E erano vicini, si assomigliavano moltissimo, avevano le stesse passioni, le stesse sensibilità per l'arte, la stessa delicatezza d'anima, quindi lui l'ha sempre frequentata e sempre eh, voluta vicino a sé, mentre Elena effettivamente era molto più simile alla madre molto più era, lui si ricorda per esempio racconta eh, quando erano ragazzi che lei era una tennista Elena giocava a tennis era bravissima però ecco frequentato un mondo che lui disprezzava o comunque giudicava molto severamente che poi insomma è sempre stato un, un certo, aveva un certo moralismo nei riguardi della società del, della borghesia però certamente è stato molto severo molto duro nei riguardi eh, sia di sua madre che di sua sorella il padre come ho detto era, era un uomo chiuso era un uomo impenetrabile sensibilissimo sensibilissimo lo si capiva anche dai quadri che faceva da, que da quelle piccole manie che coltivava però eh, però era un po' assente, ecco, ma, ma non assente per, per egoismo, ma perché era un uomo che non riusciva molto a comunicare, anzi, secondo me non comunicava per niente né con la moglie né con le figlie e quindi aveva questo piccolo mondo chiuso eh, in cui nessuno poteva entrare, che era fatto invece lui sì di nostalgia. Ecco, forse eh, si potrebbe dire che la, eh, il rifiuto della nostalgia che ha sempre avuto Alberto, possa nascere da una reazione nei riguardi del padre, che invece era un nostalgico, era uno che viveva del passato, che, che si era rinchiuso nel passato, che per lui aveva soltanto legami col passato e nessuna curiosità per il futuro. E questo li distingueva. Alberto invece era molto curioso del futuro, tant'è vero che si circondava di giovani ed era proiettato verso il futuro. No? E adesso sto pensando, riflettendoci mentre parlo con voi, che probabilmente questo rifiuto del passato, della nostalgia e di questo legame così intenso, ehm, profondo, radicale, col passato, mh, de del padre, probabilmente può essere stata una ragione in più per rifiutare il passato. Come hai detto bene Simone, lui non ha mai scritto un'autobiografia, non ha mai scritto né un racconto. Né... Sì, naturalmente c'è, come ci sono tutti gli autori dentro le loro scritture, dentro i loro personaggi. Spessissimo si vede la madre, no? Nei suoi personaggi materni. E il padre meno. Eh, però si vedono le persone che lui frequentava, che appunto giudicava piuttosto severamente perché come ho detto era un moralista e soprattutto un severo giudice nei riguardi dell'ipocrisia delle, delle piccole mh, dei, dei piccoli mondi che, teatrali falsi basati su, appunto sull'immagine sull sull di sé che si voleva dare agli altri che lui dis disprezzava insomma perché voleva, era per la chiarezza per la libertà per la lui, in, in un certo senso, eh, fin da piccolo si capisce che lui molto si identificava, essendo un uomo di cultura e di lettere, con Amleto. E, e diciamo che eh, Gli Indifferenti, e lui il, il giovane, Michele mi pare si chiama è Amleto, è Amleto perché lui giudica molto severamente la madre e il padre e poi l'amante della madre eccetera eccetera, la sorella che è passiva che è poi è Ofelia però quando arriva il momento eh, vorrebbe uccidere il padre, lo, vorrebbe uccidere la madre, vorrebbe uccidere quello che era il sogno di Amleto però quando ha, il, ha la pistola in mano poi non ce la fa no? eh, perché la sua il suo rapporto con la realtà non era basato sull'azione, non era un uomo d'azione, ma era un uomo di pensiero. La sua azione passava attraverso il pensiero. E credo che tutto questo dinamica dei suoi rapporti familiari eh, certamente hanno influenzato il suo futuro, il suo rapporto col mondo, il suo rapporto con la letteratura, con la violenza, con la guerra, eccetera, eccetera. E viene molto chiaramente esplicitato in, eh, nel suo primo Gli Indifferenti no? Gli Indifferenti è chiarissimo il suo rapporto di, 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 di rabbia di, 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 di giudizio severo nei riguardi dell'ipocrisia del mondo borghese e se certamente sua madre rappresentava proprio il mondo borghese e così come anche la sorella Elena mentre il padre era era più, era più una perdita, un'assenza, qualcosa che avrebbe voluto che fosse un padre, ma in realtà non lo era, perché era troppo chiuso in se stesso, troppo solitario, troppo triste, troppo, mh, eh, troppo soprattutto legato e al passato, che per lui è, era lì, immobile, come un piccolo cadavere. Insomma. Sì, posso aggiungere, Lorenzo, una cosa? Perché effettivamente... Eh, la figura del padre viene molto è quella più sfocata e più problematica nel libro del Bambino Alberto. No? Mentre per esempio sulla madre ritorna spesso il giudizio sul Bovarismo, anzi no, quasi diventa eh, figura centrale. Lo sappiamo appunto dagli indifferenti. No? La figura. Il padre negli indifferenti non compare, e non compare in nessuno degli altri romanzi fino a quando fino al viaggio a Roma, che fra l'altro è di poco dopo l'intervista, è di quegli anni. Io ho quasi l'impressione che, no, che eh, in quegli anni Ottanta, insomma, del, in cui lo hai intervistato per il bambino Alberto, in cui sicuramente c'era una riflessione su questo. Ehm, lui forse ripensa la figura del padre perché eh, qui viene fuori a volte come il rustego goldoniano a volte no, fa, cita, cita no, l'espressione era un po' un rustego come quelli di Goldoni oppure a volte una figura un po' sveviana poi non avevo rapporti con lui però tutto sommato era generoso cioè viene fuori un rapporto complesso col padre e il viaggio a Roma che è uno degli ultimi romanzi per quanto non parli certo in senso storico, biografico, autobiografico, però già cioè il titolo è significativo. No? È, un, è, un ritorno, è un ritorno a Roma, è un ritorno nel passato, tutto sommato, e ha a che fare eh, insomma, con la figura paterna. No? Quindi eh, mi sembra che sia venga, venga ecco, forse veramente uno dei temi forse anche l'intervista stessa ha sollecitato, no? ha invitato un po' a rimeditare, a ripensare, è una figura appunto più incerta, ma quanto importante forse davvero anche per... per... Sì. sì, sì, è molto bello la, questa testimonianza di, di Dacia e questa ipotesi così appunto del rapporto col padre come una chiave. Mm. Eh, che appunto è rimasta sempre lì sullo sfondo ma adesso pensavo che lo accomunava anche al suo grande amico Pierpaolo Pasolini che con il padre ha sempre, è sempre stata una figura, come dire la madre era proprio amata, era, era proprio, era proprio la, la sua adorata madre a cui ha dedicato poesie e tutto e il padre invece era qualcuno che stava laggiù, molto lontano, molto distante, sempre raramente raccontato, raramente presente proprio la figura del padre nei romanzi, nella narrazione, nella, nella, come, come dei padri assenti che stanno in un altro. E in più hai ragione, questa, questa suggestione del fatto che, proprio per distinguersi da quell'atteggiamento nostalgico o mondano della madre, cioè lui sia è, si è determinato a essere tutt'altro. Eh, nel tuo libro è vero questi elementi. Prima Simone Casini ricordava proprio questa tua capacità che hai avuto nel bambino Alberto di eh, incalzare dolcemente Alberto Moravia su dei dettagli. Questo, questo delle, dei fiori e delle roselline torna sempre. Io ho, ho memoria addirittura di una domanda che tu gli fai a un certo punto per incalzarlo perché lui descrive queste rose e dice che erano anche polverose. E tu, dici, ah, e tu gli chiedi, ma che vuoi perché sono polverose? cioè Giustamente glielo, glielo chiedi, gli dici, E lui racconta che chiaramente in quel periodo era tutto coperto di polvere e poi da lì mh, capisci anche proprio questo quest atteggiamento della borghesia di allora che era di star lontano dalla campagna mentre lì ormai erano, erano le zone di espansione di Roma in fondo, i parioli o il quartiere dove, dove nasce e cresce. Alberto Moravia al confine di Villa Borghese era un, un, un quartiere dove si, che si stava sviluppando in quel momento. Era, era ancora proprio con le pecore molto vicine, la polvere. Questo... E tornare in quel giro. Le gioco... strade non asfaltate. Le strade non asfaltate. C'erano ancora a Roma le strade non asfaltate. Ed è molto bello pensare questa atteggiamento che aveva Moravia così appunto slanciato sul futuro, sul presente, questo circondarsi di amici giovani, di artisti eh, che però appunto per paradosso vedevano in Moravia anche un testimone eh, grandioso di tutto un tempo che a loro stessi non avevano potuto vivere perché appunto poi eh, Moravia in questa cavalcata del secolo che gli aveva permesso di, di vedere Londra, la Cina eh, luoghi ormai, pari, la Parigi degli anni 30, cioè dei, dei, dei luoghi che erano mitici, negli anni, a quel punto la testimonianza di Moravia eh, neg negli anni 70-80 su come lui aveva visto San Pietroburgo, Pechino, il mondo, gli altri, le persone, gli artisti che aveva conosciuto da... da, da Appunto doveva essere una, una strana, appunto, lui in fondo era un testimone, così come oggi noi vorremmo solo interrogarlo sulla sua testimonianza su un secolo che ha potuto attraversare solo lui. E tu, invece eri proprio molto interessata a questo aspetto, come hai spiegato, che è quello di come nell'infanzia si vengono a depositare queste mancanze, questi, queste influenze, queste. Anche questi traumi del distacco che hai descritto molto bene, lui in fondo, anche Simone lo diceva, sì, insiste su, su come questa sua poi giudizio sulla famiglia nas, nasca anche da, dal fatto di non essersi sentito dentro una famiglia affettuosa. Colpisce anche no, che il fratello Gastone che muore in guerra a Tobruk eh, nel 42. Se non sbaglio, è rarissimamente raccontato, cioè non, 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 eh, non eh, sfiora la, eh, a volte i ricordi appunto sollecitati. Ma è una figura che non viene mai una figura. No, L'unica persona veramente con cui lui si è sentito vicino, familiare, era Adriana. Era Adriana. E, e infatti il rapporto è continuato sempre fino alla morte. E loro si sono sempre visti, sempre incontrati, sempre scambiati idee. Eh, insomma, c'era un, un rapporto vero. Ecco, L'unica persona della famiglia che lui sentiva vicino a sé era Adriana. Ed era una persona deliziosa. Adriana era una donna, eh, era, a parte avere un grande talento per la pittura. E mi dispiace che naturalmente come sempre spesso succede alle donne sono trascurate dai, eh, dagli storici e, però lei era veramente una grande pittrice io ho dei bellissimi quadri che vedo sempre con piacere e, e li vedo sempre crescere nella, nel tempo poi era una donna umile generosa semplice allegra cioè veramente una, una donna straordinaria e anche lei aveva un rapporto difficile con la madre, perché appunto, come ho detto, la madre era, era una donna semplice, era una, veramente in un altro mondo sarebbe stata una contadina, perché non aveva una struttura eh, di istruzione, lei non aveva studiato, pur essendo di una famiglia borghese, ma come succedeva allora, le donne non studiavano. Le donne dovevano imparare un po' di pianoforte, un po' di lingue straniere, per così se, se erano figli della borghesia. E basta, non, non si pretendeva da loro che avessero un'intelligenza costruttiva, una capacità eh, creativa, una capacità, di, eh, soprattutto che avessero letto dei libri. Fra l'altro, tutti i libri erano proibiti no? alle donne. Quindi eh, era una donna veramente. Ignorante, ecco, semplice, ignorante, non cattiva assolutamente, ma eh, un po' una affettiva. Ma per, per ignoranza, secondo me, perché mh, inseguiva dei sogni. Ecco, lei veramente era bovarista, era uh, molto bov molto simile a Emma Bovary nel, segno, nel senso che inseguiva dei sogni, dei sogni che lui disprezzava perché erano sogni borghesi, perché erano sogni convenzionali, non erano sogni. Veri, ecco. anche nei sogni, che, perché la vita sua era molto semplice, era ridotta alla vita casalinga, però aveva dei sogni come Emma Bovary. però erano dei sogni convenzionali. Infatti, anche Flaubert considera, dice: dice Sì, io sono Emma Bovary, ma poi in realtà eh, la giudica con molta severità. E, e poi il paradosso è che, 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 che Moravia. Invece, nelle, nelle figure femminili della famiglia, abbiamo, stavi parlando di, della sorella sì. Diana Pinker, le abbiamo parlato di, di Amelia Rosselli, come sono state eh, proprio stimate, amate, fondamentali nella sua formazione. Poi chiaramente anche le donne che sono state accanto a lui nella vita, di cui tu sei no, ma eh, lui, lui. Deciso, sempre stata. Le donne con un carattere Se molto discreto, no, intellettuali vabbè, molto. Vabbè, 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 ma non è solo il carattere, eh, perché no. anche la madre diceva carattere. No, voleva. Lui eh, amava le donne che avevano una consapevolezza, che fossero in qualche modo dentro la cultura. Ecco, Considerava la madre una donna. Che essendo fuori dalla cultura era schiava delle convenzioni, era una donna convenzionale. Questo lui non lo sopportava perché la convenzione borghese era basata su delle, eh, su delle ipocrisie. No? Lui questo non lo sopportava. Pensava che bisognasse essere molto più onesti, più sinceri. Questa idiosincrasia verso le forme più. Più recitate della borghesia era eh, quello che l'ha portato a essere un ribelle, no? a essere un ribelle anche dal punto di vista ideologico. Anche dal punto di vista sociale, è sempre stato dalla parte, diciamo così, eh, della, della rivolta, della critica, senza essere un rivoluzionario eh, fanatico. Però è stato sempre dalla parte della critica, ha sempre appoggiato la sinistra. Insomma, ecco, però questo veniva da una sua reazione profondissima verso le convenzioni della borghesia. E in questo, ecco, tu hai ragione, in questo si ritrovava con Pierpaolo. Avevano in comune, pur essendo lontanissimi come carattere e come storia familiare, però avevano in comune una profondissima, un odio. Leggendo le poesie di Pierpaolo si sente che lui, proprio per lui, demonio, il male assoluto è la borghesia. E in questo si sono ritrovati. Poi era proprio un. Un'idea un un della borghesia come luogo della falsità, in realtà, perché sì. poi noi quando parliamo di borghesia sembra che c'è molto una critica sociale, mentre poi invece è vero che Alberto Moravia apparteneva a sua volta alla borghesia. Quello che era per loro la, la borghesia era la forma della falsità, della falsità delle convenzioni, della poesia, della menzogna, della. Del dare importanza alle forme, eh, del dare importanza a, anche a, all'avere, alle classi, alle, alla differenza di classe, quello era molto importante, in quel senso era sociale, perché la madre in un certo senso era razzista, quando parlava degli inferiori, no? eh, socialmente inferiori, aveva un atteggiamento estremamente, eh, così, liquidatorio. Ecco, questo lui non lo sopportava. Eh, Infatti non so lo porta a scrivere la storia di una prostituta, tanto per dire, la romana per dire, oppure la storia della Ciociara, erano due donne del popolo. Quindi c'è una reazione. La madre per lui rappresentava in qualche modo così le, 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 proprio, le formalità più odiate della borghesia. Sì, e fra l'altro ora non so. È molto interessante no? come la... no, non fugge dalla borghesia, cioè si fa critico, appunto come accennavi, dall'interno della borghesia, in qualche modo eh, non... assumendosi. La sua idea fondamentale no, è che la borghesia ha espresso un tipo soltanto veramente positivo, che è l'intellettuale e l'artista, eh, perché è colui che esprime fino in fondo no, se stesso, anche nelle contraddizioni, anche accettando le sue contraddizioni. E sì, insomma, è, è questo scavo anche nella sua... Biografia ci dice proprio questo, insomma, no? uno scavo in una realtà borghese che però è lui, alla fine è lui. No? Beh, però è veramente... prende distanze e sì. critica con molta severità e critica anche se stesso, la sua origine e la sua ten tentazione anche di certi comodità E di certe abitudini della borghesia che erano rappresentate dalla madre, ma il rifiuto che lui ha della madre è proprio un rifiuto di quella borghesia, no? di quella borghesia che dava più importanza ai progetti appunto sociali alla, e soprattutto all'immagine di sé. Era una borghesia che teatralizzava molto perché doveva dare un'immagine di sé che non corrispondeva poi alla realtà. E questo lui lo indignava. Sì questa indignazione poi diventa un'indignazione nei riguardi della società tutta il eh, classismo il razzismo eh, non a caso diventa subito antifascista insomma, d'altronde eh, eh, tutti siamo borghesi sì, sì. Diciamo, non esiste una non borghesia se no il sottoproletariato di cui parlava Pierpaolo però era un sottoproletariato poveretto che poi si rivoltava contro se stesso perché appunto lo strumento della comprensione, l'uscita appunto dagli stereotipi e quella è la cultura, non, non c'è altro, è no? la conoscenza, l'apprendimento e, e, e la, la spirito critico, e non credo che ci sia molto altro. E ecco. eh no, grazie Dacia perché ci hai lucidamente permesso di entrare in quella porta che è proprio la più complessa a volte da affrontare di Moravia, questo appunto eh, vederlo per noi ancora oggi appartenere dentro, dentro quello che era un ambiente sociale a cui apparteneva, ma giustamente eh, di cui riteneva, come diceva Simone Casini, che poi proprio l'espressione de, dell'intellettuale e dell'artista che nasce all'interno di quella classe sociale e poi. Veramente la, la forza che cerca di metterla alla berlina, criticarla, trovare i punti. E questo, il tuo libro, appunto, Intervista, questo, questo Bambino Alberto lo, lo racconta, ci dà gli elementi proprio di base per, eh, per, poterlo, per poterlo capire. Ehm, adesso sono quasi le otto e noi dobbiamo <ride> salutarci. Eh, Come è, com è strano, appunto, noi tre siamo stati insieme. <ride> sono molto contento, grazie a Dacia Maraini e grazie a, a Simone Casini eh, per questa grazie. conversazione, per questo festeggiare Alberto Moravia insieme a Casa Moravia, dove tra l'altro i quadri di, di sua sorella Adriana Pincher sono oh, nel salotto e li potete visitare il sabato quando è aperta casa moravia potete contattarci perché ecco anche lì tanti, tanti degli spunti di questa conversazione possono e dire essere... che è diventata una casa museo esatto. che molti non lo sanno è una esatto. casa museo ci sono tutti i suoi libri ci sono i suoi quadri c'è la sua macchina da scrivere esatto. è un piacere perché non so, io amo molto le case museo. Quando vado in giro per i paesi del mondo, vado a vedere, vado a vedere la casa di Tolstoi, la casa di Freud, la casa eh, di Chekhov. E penso che si capiscono molte cose attraverso i dettagli, come hai detto tu, attraverso i particolari: no? molte cose non soltanto della persona, ma dell'epoca e dei rapporti della persona con la sua epoca. Esatto, e con questo invito a, a visitare la casa, a contattare l'associazione Fondo Moravia che la gestisce per, per, per visitarla e per conoscere ancora meglio eh, Moravia, qui noi eh, salutiamo e ringraziamo chi è stato con noi al di là dello schermo. Tra l'altro. Grazie Carola eh, Susani. Grazie, grazie a Carola Susani, Susani che adesso appunto diventa la. la la, è la, è da, la neo come dire, colonna portante. Responsabile degli eventi di Casa, ora, eventi già, di casa e Arrivederci a tutti, grazie Dacia, grazie Simone, arrivederci. Grazie a voi, grazie. A voi, grazie.